Nessuno mi ha sorpreso di più in queste nove gare di inizio stagione. Intanto preoccupazione per le condizioni di Politano, starà fermo un po'. Partiamo subito. Cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia Gigi Soriani, Gianluca Gifoni mi ha preceduto, continuiamo a parlare del Napoli, i vostri messaggi possono arrivare o devono arrivare, speriamo arrivino per la verità, al 339-666-9990. Vi abbiamo chiesto qual è l'azzurro che in questo momento vi ha sorpreso in queste nove gare più degli altri, vi ha sorpreso, non vi è piaciuto, vi ha sorpreso come rendimento, come resa o altre cose. Nel frattempo Politano, distrazione alla caviglia, al legamento peroneo della caviglia, e quindi vedremo i tempi di recupero, credo che sono 3-4 settimane, ma tra un po' ne parleremo con un medico dello sport. Nel frattempo sono molto felice di avere ospite qui in qui a Radio Marte, a Marte Sport Live, Massimo Caputi. Ciao Massimo, buongiorno. Ciao, buongiorno, un saluto a tutti. Grazie per essere con noi. Caro direttore, allora, qual è l'azzurro che più ti ha sorpreso in questo scorcio di stagione? Sarebbe troppo facile dire Kvaratskhelia. Il Georgiano, esatto, Kvaratskhelia. Certo. Però sono molto indeciso su due figure. Una è quella del portiere, cioè Meret, sì. E l'altra è Kim. Perché diciamo che però alla fine privilegio Meret, così insomma, beh, non voglio essere avvantaggiato rispetto agli altri che ne dovranno dire uno solo, dico Meret perché con tutto quel balletto che c'è stato quest'estate sul portiere e su, diciamo, le indecisioni che hanno contraddistinto l'inizio del campionato, credo che Meret abbia dimostrato, riconfermato le qualità e dimostrato di avere personalità e carattere. È vero, ha resistito anche alle voci, o ha reagito alle voci di tanti portieri che il Napoli seguiva quest'estate. Meret, davvero una sorpresa per tutti, per molti, devo dire. Anche Mario Rui scrivono, qualcun altro, ovviamente Kvaratskhelia, Kim, come te, caro Massimo, e il Napoli che in qualche modo ha sorpreso in generale, perché dopo nove gare e essere in testa in campionato in Champions League vuol dire che c'è qualità, dire che poi può resistere a questi livelli non possiamo saperlo. No, anche perché questo vale la pena ricordarlo, vale per il Napoli ma vale per tutte le squadre della nostra Serie A. Questa è una stagione anomala, ma veramente anomala, e di quale, non avendo precedenti, è difficile anche capire quali potranno essere le ricadute, chi potrà avvantaggiarsi e chi no. Mi riferisco a questo calendario serrato che c'è stato, sì, fino alla sosta, che ci sarà fino all'ulteriore sosta del mondiale, e la sosta in quel caso sarà addirittura quasi di due mesi, dove da una parte avremo giocatori al mondiale che giocheranno chi più chi meno, e altri che non giocheranno affatto se non le amichevoli, se non faranno solo gli allenamenti. Quindi che ripresa di campionato sarà? Quindi, detto questo, fatta questa premessa, il Napoli ha sorpreso. Sì, indubbiamente ha sorpreso per un motivo, che i nuovi, soprattutto alcuni, uno e due in particolar modo, appunto Kim e Kvaratskhelia, hanno praticamente, si sono integrati immediatamente nel ruolo, non solo, diciamo, da titolare, a sostituendo due giocatori come Koulibaly e Insigne. E lasciatemi dire, ripeto, con tutto il rispetto dovuto, ma questo inizio del Georgiano è probabilmente superiore a ogni aspettativa. Quindi la sorpresa è che il Napoli si ritrova una squadra dove il gruppo che già c'era e che è rimasto ha solide basi, ha in testa e nelle gambe un calcio propositivo e importante, e chi è arrivato sia come titolare sia come rotazione è subito all'interno di questo progetto, perché poi cioè Simeone, per dirne una, già ha fatto dei gol importanti e pesanti, Raspadori è un jolly d'attacco dalle grandi potenzialità. Cioè, questo è un Napoli che a mio avviso è più forte dell'anno scorso, perché ha più soluzioni dell'anno scorso. Beh, vedremo nei prossimi giorni, ricordiamo 12 gare sino alla sosta del mondiale, 8 nei prossimi 28 giorni di ottobre dopo le nazionali. Domani c'è Inghilterra-Italia, poi Ungheria-Italia, Italia-Ungheria lunedì. Massimo Caputi, prima di salutarti volevo chiederti se invece al contrario ti ha deluso più l'Inter o la Juventus. Ma più la Juventus. Più la Juventus, perché al di là del fatto che due giocatori importanti come Pogba e Di Maria, per un motivo o per un altro, non ci sono stati, mi ha deluso perché sì, è vero gli infortuni, sì, è vero le assenze, ma è altrettanto vero
che la Juventus proprio non ha uno straccio di gioco, non ha un'identità, non si sa se è carne e pesce, se è una squadra che deve attaccare o se si deve difendere, e avendo un centravanti come Vlahovic che se non batte le punizioni non riesce ad avere un pallone giocabile, mi sembra insomma sia molto più deludente dell'Inter, che effettivamente ha deluso, ma che a mio avviso più facilmente può arrivare a risolvere la situazione. Caro Massimo, grazie per il tuo intervento, ci sentiamo presto se vorrai. Grazie, come no, senz'altro, ciao. Grazie, davvero. Massimo Caputi, presidente nazionale dell'Associazione Medici del Calcio, e Enrico Castellacci che saluto, buongiorno direttore, dottore. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie per essere con noi, ogni tanto la chiamiamo, la disturbiamo perché vogliamo subito conoscere i lumi sulle ipotesi. Politano questa mattina è sottoposto a esami clinici che hanno evidenziato una distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. Ecco, com'è la situazione? Si supponeva, nel senso che il meccanismo della distorsione è stato visibile bene in televisione, sì. Chiaramente non poteva essere una cosa molto grave, ma una sofferenza del peroneo astragalico anteriore ci stava come c'è stata. Ecco, fortunatamente è solo una distrazione, quindi è una lesione non grave, quindi si può stare tranquilli che il recupero dovrebbe essere abbastanza veloce. E ovviamente ricordiamo che Castellacci è stato anche medico nazionale, campione del mondo, ed è un luminare in materia, però siamo sempre a parlare di diagnosi da lontano, quindi per carità. Però in generale quanto potrebbe stare fermo, più o meno orientativamente? Se la diagnosi è precisa di una distrazione, quindi solo distrazione, nel giro di una ventina di giorni il ragazzo potrebbe starci dai 15-20 giorni. Potrebbe rientrare o comunque iniziare? Sì, potrebbe rientrare, poi abbiate pazienza, ma certo. Giustamente come avete detto è una valutazione sui generis e molto salottiera, quindi mi scuseranno i colleghi della società, ma in linea di massima se è una lesione non grave come questa, una distrazione di primo grado, di solito si pensa ai 20 giorni massimo. Speriamo bene. Bisogna vedere l'evoluzione del recupero, ecco. Assolutamente sì, ovviamente noi daremo notizie in tempo reale anche sul recupero di Osimhen, che il 7 settembre si è infortunato contro il Liverpool, e speriamo che in un mese possa recuperare. Prima di salutarla, dottore, di ringraziarla, le sta piacendo questo Napoli, questo Raspadori? Che... È difficile che non piaccia questo Napoli, poi io ho una particolare simpatia proprio epidermica nei confronti del Napoli, per cui mi fa piacere vederla così in forma, mi fa piacere che Luciano abbia messo su una squadra così vigorosa, così brillante, insomma questo è un piacere che al di là del tifo dovrebbero avere tutti gli italiani quando vedono una squadra giocare così bene. Chiaramente lei fa il tifo anche per gli italiani del Napoli. Il Napoli ne ha dati 5 prima dell'infortunio di Politano, erano 5 addirittura. Certamente, perché è un simbolo, quindi questo fa onore al Napoli, che riesce a dare più di tutte le altre squadre, e questo penso sia la prima volta che accade ben 5 giocatori della nazionale, quindi mi auguro di cuore che domani la nazionale faccia bene. Io proprio in questo momento sto tornando da Coverciano per una riunione eccetera, quindi ho avuto modo di vedere il mister e anche i giocatori, salutarli ovviamente, e per cui veramente spero che possano dare i risultati e che questi giovani che stanno lanciando possano finalmente portare un po' d'ossigeno a questa nazionale in questo momento un po' asfittica. Speriamo davvero. Intanto grazie al dottor Castellacci per il suo intervento, un abbraccio, alla prossima. Grazie a voi, un abbraccio e buon lavoro. Grazie davvero Enrico Castellacci, presidente dei Medici del Calcio in Italia. Ci fermiamo, tanti messaggi che arrivano, daremo notizie anche su Rachmani e Demme ha svolto l'intera seduta, quindi è recuperato. Osimhen vedremo quando sarà recuperato, con Pasquale Tina faremo il punto tra poco, anche sulle condizioni di Rachmani che salta la gara con l'Irlanda del Nord con il suo Kosovo, vedremo come sta il difensore.
difensore del Napoli, intanto Politano almeno 2 settimane fermo, dunque, secondo quanto diceva anche il dottor Castellacci. I vostri messaggi: qual è l'azzurro che più vi ha sorpreso in queste 9 gare? 339-666-9990. A tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci tornati, i vostri messaggi, cari amici. Buongiorno, mi ha sorpreso Zerbin. Sicuramente non è un ragazzino di primo pelo, ma è comunque giovane ed ha la prima esperienza in A. Per chi lo ha criticato, domenica ricordo che Teo Hernandez è in questo momento il terzino più forte al mondo da Enzo. Poi quest'altro amico: a me ha sorpreso più di tutti Kim, perché pensavo ci mettesse molto di più tempo ad ambientarsi, invece fa le cose semplici, sbagliando poco ed essendo molto efficace da subito. Il pensiero di Franco D'Avella. E poi tanti altri messaggi, continuate a scriverci al 339 666 9990. E allora ne parliamo con il direttore di serianews.com, Mirko Calemme. Ciao Mirko, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Dario, a tutti gli ascoltatori, ovviamente anche il corrispondente AS per l'Italia, e saluto anche il direttore Oscar Magoni. Ciao Oscar, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Parto da te Oscar: il Napoli primo in classifica, vedremo che succederà, per carità, sino alla sosta del mondiale. E qual è l'azzurro che più ti ha sorpreso sin qui, Oscar? Ah, sicuramente Kvaratskhelia, ma noi lo sappiamo dire perché lo diciamo più anche tempo. Dopo mesi non entra. Però, esatto, sì, no, sicuramente lui, perché ha impattato, è il giocatore credo che in Italia tutte le squadre quello che ha impattato di più e meglio, dunque più decisivo, credo che finora ha fatto cose meravigliose. Mirko, a te chi è che ti ha sorpreso di più? Non si può non rispondere a Kvaratskhelia, ma perché si era detto vabbè gioca in Russia, in Georgia, si era detto vabbè il Verona, vabbè il Monza, poi vabbè il Liverpool, ha dimostrato, poi il Milan, che comunque è stato decisivo in quasi tutte le partite, quindi ha dimostrato che a prescindere dall'avversario, a prescindere dal livello della competizione, lui ha dei colpi, delle idee e delle capacità fisiche e tecniche che vanno al di là. Sicuramente, tra l'altro molti amici scrivono anche Lobotka, eccolo qua, insostituibile Lobotka. Peppe Crispino scrive: Oscar, zona tua, no? Tu sei direttore, sì, dirigente sportivo, ma sei stato un centrocampista. Indubbiamente Lobotka è come se stesse migliorando continuamente, adesso migliora anche nelle penetrazioni palla al piede, nella interdizione e qualche lancio lungo pure se lo concede. Questo ragazzo è davvero una sorpresa continua. Ma per me non è una gran sorpresa, diciamo che è un'evoluzione di capacità che ancora forse non è riuscito a esprimere in modo corretto. Quando è stato acquistato dal Napoli aveva già delle ottime referenze, è un giocatore comunque di qualità, e lui col tempo e in questo centrocampo in modo particolare si sta esaltando, che mette al servizio le proprie abilità e usufruisce anche molto bene del fatto che è circondato da centrocampisti forti che gli danno una grossa mano e dunque lo fanno giocare tranquillo, e sinceramente sta giocando a dei livelli molto, molto, molto elevati, molto importanti. Caro Mirko, quanto è importante che il Napoli abbia recuperato anche Demmer, perché poi tutti tremiamo gli infortuni facendo corna su dietro l'angolo, anche per quanto si giochi. Per esempio, ultima notizia: Tonali salta la gara con l'Inghilterra, infortunio muscolare per il centrocampista del Milan. Quindi Demme, che non è Lobotka, ma è quello un po' più vicino per caratteristiche, giusto? Sì, bisogna sperare che si recuperi dal punto di vista fisico, anche dal punto di vista mentale, di trovare un po' di fiducia. Ha vissuto fasi altalenanti Demme, no? Con maglia azzurra, c'è stato un momento in cui sembrava che potesse giocare senza di lui, un momento invece quasi c'era chi si aspicava andasse via, invece per me è un giocatore che recuperato può consentire tutta la botta di respirare, ma di avere una risorsa in più per Spalletti importante, quindi assolutamente sono d'accordo con te, e mi aspetto poi una crescita ulteriore da Ndombele, perché ha dimostrato anche lui che, insomma, per carità, non doveva dimostrare niente, un giocatore pagato 70 milioni da Tottenham ha qualità per forza. Anche lui se è a Napoli e se ha quel diritto di riscatto praticamente meno della metà di quello che è costato, è perché ha vissuto un momento difficile. Napoli riuscirà a recuperarlo, si troverà in casa un giocatore che per me può veramente spostare gli equilibri del Napoli, perché il Napoli è una squadra molto forte, ma se recupera il vero Ndombele diventa ancora più forte, diventa fortissimo, quindi
sono due giocatori che faranno, che possono davvero imporre, fare una differenza per il Napoli nei prossimi mesi. Caro Oscar, prima di salutarti, Oscar Magoni, tu sei ex capitano del Napoli ovviamente, ma anche dirigente sportivo. È un po' questo Napoli che funziona per ora così bene, quindi rimaniamo calmi anche scaramantici. È un po' un riscatto più di Giuntoli, di De Laurentiis, della squadra, quello che è successo dopo un po' di critiche per le cessioni pesanti che con quel Napoli ha affrontato quest'anno. Sì, è verissimo. Io quest'estate sono venuto a Ischia qualche giorno e sentivo la gente preoccupata. Molte critiche rivolte alla società in generale. E poi quando si sono visti all'opera questi giocatori nuovi che hanno dato un impulso così importante, adesso c'è da ricredersi e da fare i complimenti. Dunque questo vuol dire che le competenze che ci sono in quella società sono molto alte, la capacità di scegliere i giocatori e poi di farli rendere vuol dire che è una società solida, una società che lavora bene, lavora con armonia, con collaborazione, e questo sicuramente fa ricredere molti tifosi. Ora si tratta solo di vedere se questi calciatori quanto riusciranno a stupire noi stessi, perché visto che non li conosciamo, vediamo se sono giocatori che riescono a fare un'annata o forse anche più di un'annata o meno. Per ora lo stanno facendo e ce li godiamo. È vero. Grazie Oscar, un abbraccio, alla prossima. Grazie a voi, grazie, alla prossima. Grazie, è vero. Oscar Magoni, caro Mirko, abbiamo già riferito perché insomma, un po' di allarme questa mattina quando la CNN della Turchia ha riferito: Kim va al Manchester United, è pronto a pagare la clausola rescissoria a gennaio. No, la clausola rescissoria per questo ragazzone coreano scatta dal 1 luglio 2023 e quindi non prima di quella data è possibile eventualmente attivarla per circa 50 milioni di euro. È chiaro che insomma già iniziano le voci di mercato sui colpi, perché poi io non dico nulla, ma anche su Kvaratskhelia mi aspetto delle novità, sì, o degli interessi più che delle novità. Ecco, credo che Kim dovesse continuare così con quella clausola, l'offerta arriverà. Ora sarà il Napoli, comincerà Kim magari a giocare un altro anno in azzurro, perché difensori così forti a quel prezzo in giro non ne trovi. Tra l'altro vai a prendere per 50 milioni un giocatore che ha giocato ad alto livello in Serie A, in Champions League, quindi è una buona notizia che non si possa esercitare a gennaio, però sì. Ecco, è una cifra che farà gola ai top player. È una clausola che in sede di trattativa, quando poi si è allungata leggermente, no? La chiusura dopo il Napoli ha superato il Rennes nelle... questa trattativa si era leggermente fermata proprio su questo discorso clausola, no? Sì, esatto. Non voleva metterla, invece l'entourage di Kim l'ha voluta mettere. Sapevano il fatto loro, perché è un giocatore che è forte. Kim, devo dire, mi ha sorpreso qua la scheda. Kim no, perché io anche seguendolo un po' nella sua evoluzione, lui è un difensore che ha delle caratteristiche fisiche, di esplosività, di intelligenza, che per me vanno al di là del campionato in cui giochi. Cioè quelle cose che fa Kim, che abbiamo anche visto in passato, o ce le ha o non ce le ha, e lui ce le ha. Quindi non mi aspettavo questo rendimento qui da Kim. Quello che mi ha sorpreso, perché era inimmaginabile, perché non è mai in carriera stato così devastante, ha dimostrato un livello positivo, ha dimostrato ottimi numeri, ma non è mai stato così forte anche davanti alla porta avversaria. Quindi lui, la grande sorpresa, Kim e questi 50 milioni. Purtroppo ne parliamo già oggi e speriamo di sorprendere, di sorprendere il discorso fino a giugno, però mi sa che ne riparleremo. Purtroppo sì, nel salutarti ti giro questa domanda di Daniele da Perugia, che ci scrive: buongiorno, ma il sostituto di Lobotka non potrebbe essere Gaetano, che ha giocato in quella posizione con la Cremonese? Sì, assolutamente, infatti prima è stato un errore mio non menzionarlo. A meno interdizione, rimasto, no? A meno capacità di leggere lui l'azione in fase passiva. Sta crescendo in entrambe le fasi, ecco Gaetano. Poi io spero tanto che riesca ad avere una gara tranquilla nella quale sbloccarsi, perché anche negli ultimi ingressi con lo Spezia, diciamo, si vedeva che è uno che alla tantissimo al Napoli, e l'emozione ancora non l'ha smaltita del tutto di vestire questa maglia. Deve trovare qualche presenza in più, un po' di continuità, e sono certo che emergeranno dei valori che ha, perché Gaetano può starci nella ruota del Napoli e deve crescere, senz'altro.
È vero. Grazie Mirko, buon lavoro e buona giornata. A voi, buon proseguimento. Abbraccio a Mirko Calemme, direttore di serienews.com, ma anche corrispondente AS in Italia per il autorevole quotidiano spagnolo. Tanti messaggi che arrivano, questo amico scrive: non vi dimenticate che metà giocatori tornano a casa dopo 2 settimane. Sì, questo sicuramente, il discorso nazionale poi lo affronteremo anche appena si inizia a giocare, cioè da domani. Enzo 79 scrive: ora ci sarà Lozano, sempre criticato da me, con la speranza di essere smentito. Comunque salterà sì e no 4-5 partite Politano. Sì, Castellacci, medico ex nazionale, ci ha riferito, ovviamente con diagnosi da lontano, lo ripetiamo, poco fa ai nostri microfoni, che dovrebbe star fuori 15-20 giorni Politano, il che significa appunto 3-4-5 partite, visto che si gioca ogni 3 giorni praticamente. Zielinski, se impara a calciare rigori, scrive Marco, a proposito del giocatore che più lo ha sorpreso evidentemente in questo inizio di stagione. Ne parliamo tra un po' anche con Marcello Altamura e con Leonardo Semplici, a tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci tornati, tanti messaggi che arrivano, buongiorno, ma secondo me il migliore è Meret, perché ha sorpreso tutti, per Angelo. Poi ancora, il rinnovo non è ancora avvenuto di Zielinski, invece cambiando argomento, l'amico Giuda Ashford di ciucciomeadelnapoli.com. Zielinski e Meret è legato all'ammutinamento, secondo te? Il pensiero mi sovviene alla luce delle richieste di SAI di non pagare 40.000 euro di multa respinta dal giudice. Caro Marcello Altamura, Cronaca di Napoli, buongiorno. Buongiorno. Grazie buongiorno per essere con noi, caro Marcello. Autore, ricordiamo, dell'Idolo Infranto, libro bellissimo su Diego Armando Maradona, una visuale diversa. Lo dico perché insomma ogni tanto mi viene in mente l'ottimo lavoro che hai fatto. Caro Marcello, ti chiedo: A, chi ti ha sorpreso più di tutti in queste 9 giornate? B, se questo amico Giulio può aver ragione su Meret e Zielinski sul rinnovo. Ricordiamo però che Zielinski ha il contratto in scadenza 2024, Meret invece effettivamente tra un po', cioè a giugno 2023. Sicuramente Meret, perché l'avevamo dato tutti per partente, soprattutto il Napoli l'ha dato per partente, l'aveva praticamente venduto allo Spezia, e quindi è stata veramente una sorpresa. È chiaro però che adesso il Napoli deve fare, come dire, una scelta di campo, questo portiere da garanzie, bisogna rinnovargli il contratto perché poi scade nel 2023, e per cui bisogna, come dire, fare un'inversione a U e puntare tutto su questo ragazzo, che secondo me, ritrovando la tranquillità con la certezza di essere titolare inamovibile, sta rispondendo alla grande. Devo dire che anche io rispondo e risponderei così. Ieri sera anche ho detto, non so se siete d'accordo con me, bisogna anche fare il mia culpa, recitare il mia culpa, l'abbiamo fatto anche con Gianluca Gifuni prima, anche su Lobotka bisogna essere onesti intellettualmente sempre. Io Meret e Lobotka le ho criticati, Lobotka, ovviamente Lobotka di 2 anni fa, e quindi complimenti a loro anche per quello che hanno dimostrato, a Meret in particolare, che ha resistito con serietà alla sfiducia emersa anche quest'estate, alle voci di mercato. Quindi complimenti a Meret in questo senso. Assolutamente, è stato come dire robusto di spalle, perché non era facile questa situazione. Però devo dire che accanto alla missione di onestà intellettuale, come dicevi tu, del fatto che abbiamo insomma criticato aspramente Meret, però io ho sempre detto che questo ragazzo deve sentire tutti i giorni a Castelvolturno una mano che gli batte sulla spalla dicendo che tu sei un portiere forte, sei il mio titolare, io punto su di te, perché abbiamo imparato un po' a conoscere anche il ragazzo, ed è un ragazzo che va coccolato, va stimolato, perché io sono sempre stato convinto che accanto magari ai limiti caratteriali, ai limiti fisici, sia un grande portiere, soprattutto nel gioco tra i pali, sia veramente un portiere importante. Assolutamente sì. Marcello, è chiaro che Politano assente è un peccato in un momento in cui grandissima forma. Il Napoli punterà su Lozano, 2 settimane almeno per Politano. E poi importante anche il recupero di Demme in attesa di riavere Osimhen, perché il pensiero di tutti va a quando Lobotka dovrà fermarsi per un tempo, magari non di più, o per una partita. Demme può essere il più testuale, oppure punteresti su Gaetano? Ma insomma, Demme è chiaro che da un punto di vista di caratteristiche è quello più adatto a sostituire Lobotka.
però Gaetano secondo me può fare, potrebbe fare quel ruolo, anche se devo dire la verità, un punto interrogativo lo metto, perché Gaetano ha caratteristiche più offensive rispetto a Demme e allo slovacco. Però perché no, magari nella sosta, visto che non il campionato non si giocherà, magari qualche amichevole, qualche torneo di cui parla tanto in questi giorni, Spalletti potrà provare questa soluzione. Saluto intanto il mister Leonardo Semplici, buongiorno, come sta? Come stai? Buongiorno a voi, bene, grazie. Grazie per essere con noi, caro mister. Allora, grazie d'altra parte il collega Marcello Altamura di Cronache di Napoli. Chiedo subito a mister Semplici, caro Leonardo, qual è il giocatore che più ti ha sorpreso di questo Napoli in queste nove partite? Non ti è piaciuto, ti ha sorpreso? Ma mi ha sorpreso bravo, perché era un giocatore che non conoscevo benissimo e l'approccio è stato veramente straordinario, sia sotto l'aspetto diciamo delle prestazioni, dei gol, un insieme di cose, che per un giocatore che viene da un campionato differente al campionato italiano è sicuramente la sorpresa più bella, direi, a livello proprio nazionale. Ah, ecco, per il nazionale. Marcello, hai domande per Leonardo Semplici? Sì, innanzitutto lo saluto. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Le chiedo, questa classifica con Napoli e Atalanta in testa, le big in crisi, è destinata a durare oppure tra breve si ribalterà o comunque muterà? Credo il Napoli sarà una delle squadre che lotterà fino alla fine dello scudetto. Credo che in questo momento sia un po' l'Inter attardata e soprattutto la Juventus, però credo che l'Inter specialmente rientrerà in un discorso di lotta per lo scudetto. La Juve in questo momento è in grossa difficoltà, vediamo se però insomma ha il potenziale, quando rientreranno i giocatori che in questo momento mancano, di poterlo fare. È chiaro che bisogna capire quando questi giocatori potranno rientrare. Ovviamente il Milan c'è anche secondo te l'Atalanta può resistere, può essere la mina vagante? Ma l'Atalanta, non avendo le coppe, ha cambiato tanto, ma hanno trovato come sempre dei giocatori, dei prospetti importanti che stanno facendo molto bene, non avendo e gli impegni europei e soprattutto aspettative. Sono convinto che l'Atalanta sarà una delle squadre che lotterà per, se non per lo scudetto, ma per i primi posti, per la zona Champions. Con te volevo parlare, Leonardo, anche del discorso attaccanti. Tu hai allenato sia Simeone che Petagna, chiaramente caratteristiche simili, diversissime, chiedo scusa, tra Simeone e Petagna. Senza Osimhen il Napoli ha segnato 6 reti, scoprendosi rispetto all'anno scorso meno dipendente da Victor Osimhen. Chiaramente c'è anche Raspadori. Simeone e Raspadori danno al Napoli garanzie totali per te? Ma penso di sì, perché sono dei ottimi giocatori, sono dei giocatori con caratteristiche differenti, quindi a seconda delle partite, a seconda dei momenti, Spalletti ha la possibilità di cambiare la partita in corso, e credo questo aspetto sia di peso anche non solo da questi due calciatori, ma dalla crescita che in questo momento sta avvenendo nella squadra del Napoli, nella mentalità, nello stile di gioco, e questo credo sia un aspetto importante per poi far sì che tutti i calciatori che partecipano alla partita riescano a dare il meglio di se stessi. Ad oggi chi vorresti giocare, Marcello, a posto di Osimhen contro il Torino? Questa è una bella domanda. Simeone è caldo, però Raspadori comunque ha fatto bene. Una staffetta, diciamo. Quella che sta succedendo già, in effetti. Sì, esatto, la classica staffetta, assolutamente. Grazie Marcello, un abbraccio, buon lavoro. Un abbraccio a voi. Grazie Marcello Altamura, Cronache di Napoli. Prima di salutare Leonardo Semplici, mister, io le chiedo di Meretta, anche perché molti tifosi, anche il sottoscritto, stanno dicendo che Meretta è la vera sorpresa, non per le qualità che abbiamo sempre conosciuto al ragazzo, ma perché dopo tutto quello che è successo, un'estate anche in cui il Napoli ha cercato fino all'ultimo giorno di mercato di acquistare Navas, nessuno si aspettava che Meretta non solo giocasse bene, ma poi trovasse anche una serenità, una sicurezza uniche.
Ma io tu l'hai avuto alla spalla, ricordiamo. Che l'ho sempre detto. Sì, è vero. Perché anzi mi sorprendeva che Napoli lo mettesse in dubbio come è stato. Invece lui ha dimostrato ancora una volta di avere un carattere eccezionale, perché sicuramente con tutte le voci di quest'estate non era facile, con l'inizio del campionato già dai primi di agosto, non farsi un po' così condizionare. Invece lui è stato bravo a pensare, a lavorare, a farsi trovare pronto, e con la continuità che sicuramente avrà, sono convinto, già l'ha fatto intravedere, ma sono convinto potrà fare sempre meglio, e come ho sempre detto, credo che lui sarà il futuro portiere nazionale insieme a Donnarumma. Ecco, l'ultima sempre su Meretti, perché appunto lo conosce bene, ha allenato alla SPAL, quella sua apparente timidezza, io ne parlavo anche con Di Fusco, diceva Di Fusco, ma non per forza il portiere deve gesticolare, deve parlare, deve strillare, può anche guidare parlando così, insomma, non altissima voce come faceva Zoff, no, per esempio. Ma guardate, lui poi sul carattere, è uno è che un friulano, è un friulano, è un tipo che sicuramente non è un espansivo, ma è uno che in campo si fa sentire con i compagni, ama, richiama. Su questo aspetto magari non è un portiere, diciamo, appariscente sotto questo aspetto, ma senza ombra di dubbio, conoscendolo, avendo allenato, so che si fa sentire dai difensori, parla, e poi perlomeno quando era con me i miei giocatori avevano una fiducia estrema, bastava lo guardassero, almeno ci parlassero, quindi credo che piano piano si ritaglierà un ruolo determinante anche nel Napoli. E anche il discorso, e con questo ti saluto e ti ringrazio, e questo carattere gli ha consentito anche di essere un pochino freddo, diciamo così, di non subire troppo queste voci, questa sfiducia. Assolutamente, lui. Assolutamente. Fare il portiere del Napoli sicuramente è diverso in altre piazze. E poi il fatto che aveva avuto delle difficoltà negli anni passati, era stato messo in discussione, era stato alternato, e non ultimo quest'estate, questa è la dimostrazione del carattere di questo ragazzo, della mentalità e della voglia anche di affermarsi in una piazza importante e difficile come quella di Napoli oggi. Caro mister, grazie per il tuo intervento e per la tua disponibilità. Un abbraccio, a presto. Grazie a voi. Grazie davvero a Leonardo Semplici. Dobbiamo fermarci per un po' di pubblicità. Tra un po' ultimissime da Castelvolturno su Pasqualettina, e poi anche una curiosità su Manolas. Sì, proprio lui. A tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci tornati, cari amici, che vi parla sempre Dario Sarnataro con Gigi Soriani in regia. Allora, la notizia su Manolas, perché l'ex difensore del Napoli, dopo appena 8 mesi, dopo quell'arrivo in pompa magna, anche prima della scadenza della cessione ufficiale del Napoli a Olympiacos, è già un ricordo, perché l'ex difensore del Napoli va a giocare, raggiunge Pjanic nei Emirati Arabi Uniti, quindi va a prendere un po' di soldini, ma insomma a livello agonistico e di competitività scende sempre di più, devo dire, per Manolas, che ha, ricordiamo, 31 anni, non ne ha 35-36, però insomma sono delle scelte assolutamente legittime. Peraltro Manolas è stato uno dei colpi un po' falliti, no? Si parla giustamente dei grandi colpi di Giuntoli, sono tantissimi in questi anni, ma ci sono anche alcuni flop, forse Manolas il primo in assoluto, anche per il livello che aveva raggiunto invece il difensore greco qualche anno fa con la Roma. Però parliamo del presente, anche del futuro del Napoli, con gli azzurri che questa mattina sono tornati a allenarsi, con le notizie positive su Demme e anche forse su Osimhen, non tanto su Politano. Vi abbiamo già riferito che secondo il professor Castellacci potrebbe restare fermo 2 settimane. Pasquale Tina ci dice di più, però. Buongiorno. Sì, ovviamente. Il dottor Tina. Buongiorno, Pasquale. Il dottore Castellacci. No, dal Napoli mi dicono che più o meno sono questi i tempi di recupero, quindi se fossero 15 giorni, quindi salta sicuramente Torino, il match col Torino, quello con l'Ajax. Andiamo a filo con la Cremonese, quindi magari torna il 12 con l'Ajax, a quel punto sono una ventina di giorni, potrebbe essere. Ricordiamo, allora, scusami Pasquale, così diamo notizie ai nostri amici
Precisamente il Napoli gioca il 1 ottobre alle 15 sabato contro il Torino, poi sì, martedì 4 alle 21 con l'Ajax in Champions League, poi domenica 9 allo Zini a Cremona. Esatto, tu dici che già con la Cremonese potrebbe essere ipotizzabile. Secondo me più che Cremonese l'Ajax il 12. Oggi ricordiamo è 22, quindi sono 20 giorni precisi, diciamo, Napoli. Sì, sarebbero 20 giorni il 12, quindi magari sai un paio di settimane recuperi e poi vai, torni a disposizione, però vediamo, sicuramente non è un infortunio grave, no, perché per alcune distorsioni puoi rimanere fermo anche più tempo, però insomma perdi un giocatore che era in grande condizione, stato il migliore ad Ibrox contro i Rangers, giocato bene, segnato prima di farsi male pure a San Siro contro il Milan, e ci si aspetta qualcosa in più da Lozano, che obiettivamente insomma ha ricominciato l'anno con le solite, diciamo, prestazioni a corrente alternata, diciamo che probabilmente quel gol sbagliato a Firenze gride ancora vendetta, perché rivedendolo è sempre più difficile capire come si possa sbagliare anziché segnare. Vediamo, insomma, magari la nazionale gli fa bene, però è chiaro che adesso insomma il Napoli lo seguirà con molta attenzione nelle gare col Messico, perché resta insomma in questo momento il titolare del ruolo senza qualità. Eh sì, l'unico, tra l'altro c'è in teoria anche Zerbin, utilizzabile in quel ruolo. Sì, Zerbin è entrato proprio a Milano al posto di Politano, ha caratteristiche diverse, però credo che col Torino e con l'Ajax debba giocare, insomma, se sta bene chiaramente e se Spalletti lo ritiene opportuno, debba giocare lo Zappa. Certo, assolutamente. Demme ha svolto l'allenamento col gruppo, quindi... Sì, Demme lo avevamo detto, sì, insomma, è tornato in gruppo, vediamo, penso che possa essere tra due settimane, insomma, per essere a disposizione con il Torino. È un ritorno importante, perché un giocatore che nel 4-3-3 ha sempre fatto bene e può togliere qualche minuto ai titolari, un giocatore affidabile, un giocatore sfortunato, perché per il secondo anno di fila si è fatto male ad inizio stagione, l'anno scorso il problema al ginocchio, ricorderai, quest'anno sì, la frattura al piede. E vediamo insomma se riesce a ritrovare insomma un po' di spazio che in questo momento gli è stato negato a causa degli infortuni. Assolutamente. Poi c'è Osimhen, vabbè, facendo un attimo un resoconto, quindi Politano 3-4 partite, diciamo 4 nel peggiore dei casi, quindi non tantissime, ma chiaramente è un'assenza abbastanza pesante per il momento che stava vivendo Matteo Napolitano, Politano. E poi c'è Osimhen, che attendiamo magari per ex Napoli del 4 ottobre, o sbaglio? Vediamo, quella è una delle previsioni insomma che ha fatto il Napoli, cioè che possa essere a disposizione ad Amsterdam il 4, e se non è il 4, domenica 9 con la Cremonese, dovrebbero essere queste le due partite, come dire, cerchiate in rosso per il ritorno di Osimhen, magari una la fa in panchina e l'altra la gioca titolare. C'è questi giorni, il Napoli si allena anche domani, che è venerdì e anche sabato. Domenica c'è riposo, poi ha tutta l'altra settimana per continuare il percorso, ma penso che ci siamo con Osimhen, ormai ci siamo, si vede insomma il da non molto lontano il traguardo del completo recupero. Eh sì, infatti Napoli che dunque giocherà 8 gare in 28 giorni, 12 fino alla pausa mondiale, quindi in 42 giorni, davvero un ritmo pazzesco, servono tutti. Quindi chissà che non ci sia spazio anche per Gaetano e Zanoli in qualche partita. Napoli che ha anche questo calendario in Serie A, diciamo sulla carta non difficilissimo, le prossime 3 partite. Napoli-Torino, e Torino è una squadra forte e anche in forma. Poi appunto Cremonese-Napoli e Napoli-Bologna. Vedremo. Quindi c'è da preoccuparsi. Hai ragione, infatti stavo per dirtelo questa domanda, poi magari sicuramente ne parleremo anche solo per la maglia alle 20:30 su stasera Teleclub Italia. Però insomma il concetto è che il Napoli con le piccole ha sofferto, e questo è un tema. Adesso devi essere con le grandi lo sei stato, e anche l'anno scorso lo sei quasi sempre stato, adesso devi essere anche grande con le piccole. Con il Lecce non ci sei riuscito, con lo Spezia faticando però ci sei riuscito, a quel punto contro queste squadre conta poi il risultato. Sappiamo insomma che con il Torino sarà la classica gara insomma anche sporca, che sì, il Torino fa uno contro uno, grande intensità, quindi sarà una gara insomma in cui il Napoli dovrà sudarsela la vittoria, un po' come è accaduto anche l'anno scorso, ricorderai, col gol di Osimhen. Certo, forse è diversa la Cremonese, perché sì, è una squadra che
che gioca un po' più a calcio, quindi dovresti insomma avere meno problemi. Il Bologna in questo momento è indecifrabile, ha appena cambiato allenatore, è una squadra in difficoltà, e vediamo insomma che tipo di prestazione. Però quelle sono le gare in cui devi sfruttare al massimo le occasioni che ti capitano, perché l'avversario difficilmente insomma giocheranno tutti dietro la linea della palla, e quindi secondo me è un vero banco di prova del Napoli è non perdere punti con le piccole. L'anno scorso la possibilità di vincere lo scudetto ti è sfumata proprio al Maradona, perché hai perso tante partite in casa. È vero, è un tema che affronteremo ancora, anche cercando di capire quale possono essere in futuro o nell'immediato presente, insomma nel prossimo presente, prossimo futuro, i stratagemmi giusti per cercare di evitare insomma di soffrire troppo in queste squadre. Intanto Pasquale, grazie per il tuo intervento, un abbraccio e buona giornata. Ciao Dario, ciao. Grazie al nostro Pasquale Tina, ci fermiamo qui, radiomarte.it ovviamente per tutte le news, ma anche sui nostri canali social. Grazie a Gigi Soriani per averci guidato tecnicamente, grazie a voi per averci seguito. Vi lascio a Marta Martinez e a Gigio Rosa, poi stasera alle 20 torniamo con Marte Sport Live della sera con tanti altri approfondimenti ospiti. Da parte mia, Dario Sarnatale, è tutto, vi auguro una bellissima giornata marziana, ciao.